Smart Farm vuole essere un progetto di miglioramento della qualità, Smart City è miglioramento della qualità della città, di vivibilità dei cittadini, della gente. Le persone attraverso dei sistemi intelligenti migliorano la qualità della vita con il progetto Smart City. Allora ho ben pensato che questo progetto di Smart Farm, di Smart, potesse essere applicato all'agricoltura attraverso la semplificazione di questi processi che ci sono in agricoltura ormai, spesso costosi, con poco materiale umano a disposizione. Quindi ho pensato all'utilizzo delle tecnologie in agricoltura. In questo modo mi sono subito circondato di esperti del settore, per cui abbiamo incontrato, ho avuto anche la fortuna di incontrare persone che questi progetti li fanno su ampia scala con fondi comunitari e li fanno soprattutto in Europa. È la prima volta che un sistema del genere viene importato, così come lo applicheremo qui in città metropolitana, per l'utilizzo di innovation technology all'interno dei terreni. Cosa succede? Recuperiamo un fondo. Non ci soffermiamo adesso su come fare a recuperare il fondo, ma potrei parlarvi della carta dell'uso agricolo dei suoli che ci parla di terreni abbandonati. Oltre il 50% dei terreni in città metropolitana destinati precedentemente all'agricoltura sono abbandonati. Per cui recuperare questi suoli, concederli nuovamente a giovani imprenditori, ma non solo, questo sarà un progetto inclusivo di tutte le persone, per tutte le persone che vorranno attivare, diciamo così, le proprie competenze o meno il proprio tempo e la propria disponibilità in agricoltura. Lo possono fare uomini, donne, disabili. Ne faremo un progetto specifico per tutte quelle categorie protette che trovano difficoltà nell'inserimento nel mondo del lavoro, nell'integrazione sociale e non solo. Abbiamo parlato poco fa, durante questo convegno molto partecipato, dell'opportunità di migliorare la qualità dell'agricoltura attraverso l'utilizzo del pochissimo, quasi zero utilizzo della chimica laddove si rendesse necessario. Quindi Smart Farm sarà sensoristica applicata nei terreni, che ci diranno grado di umidità, grado di fertilità dei terreni, composizione mineralogica, e poi ci dirà qual è la coltura che sarà più produttiva all'interno del terreno, ci dirà quando c'è bisogno di concimare. Abbiamo parlato di agricoltura ma anche di allevamenti, monitoreremo costantemente la salute del bestiame attraverso dei collari che ci diranno quante volte un capo di bestiame rumina, quanta erba mangia, quante volte china la testa per raccogliere il foraggio. Quindi un sistema che ci parlerà, e quindi anche l'utilizzo del veterinario. Noi i veterinari sono dei costi importanti per un'azienda e noi lo utilizzeremo solo quando il sistema ci dirà che forse l'animale è affaticato e ha dei problemi. Per cui tutto questo, dall'agricoltura agli allevamenti, verrà semplificato totalmente e ci saranno. Addirittura noi abbiamo un territorio che può farci coltivare dall'ice wine del nord all'ananas. Ci sono dei nostri terreni che potrebbero prevedere l'introduzione di nuove colture, e quindi, voglio dire, è una semplificazione epocale dell'agricoltura e un ritorno alle vocazioni primordiali.